Gaia D'Isola, vice sindaco di Cavriana, negli studi di Tempo Radio, profilo diretto, bentornata, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms come anche messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Chi ci vuole chiamare può fare lo 0376-631709, la mail è diretta, @temporadio.it, e poi siamo in diretta streaming su Facebook e su Twitter, le pagine sono quelle del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, su YouTube invece digitate Tempo Radio Live. Allora, dunque, siamo al 19 aprile, sei giorni, sì, ormai ci siamo. Insomma, sei giorni al 25 aprile. Esatto, quindi Cavriana c'è come tanti altri paesi, inizieremo la nostra manifestazione alle 9.15 a Castel Grimaldo, che condividiamo con Volta Mantovana, per poi proseguiremo a Cavriana, ci sarà la messa a San Rocco, tempo permettendo, ma insomma auspico che le cose non cambino, anche se abbiamo bisogno di acqua, però questo purtroppo non dipende da noi. Poi ci sarà appunto la messa a San Rocco, saliremo con il corteo insieme alla banda che ci attenderà presso la casa di riposo, poi arriveremo al monumento, ci sarà la deposizione della corona, un piccolo logicamente un piccolo messaggio per tutta la cittadinanza. Auspichiamo che ci siano quest'anno anche una piccola rappresentanza delle scuole, perché credo che sia importante che i nostri ragazzi, soprattutto in un'era così tanto tecnologica, capiscano da dove arrivano, le loro radici e l'importanza che hanno giornate come questa. Giustamente, noi diamo tante cose per scontate, non è scontato niente, invece quindi è vero. Quindi questo appunto per quanto riguarda il 25 aprile, poi ci sono anche tante altre manifestazioni. Diamo il via un pochettino a un inizio di manifestazioni, che comunque stanno arrivando tante altre domande. Inizieremo appunto con il 25 aprile, poi il 13 e il 14 maggio ci sarà una manifestazione chiamata La Morenica. È nata nel 2015 proprio a Cavriana, poi per un paio d'anni si è spostata a Volta Mantovana, poi c'è stato purtroppo il Covid, adesso ha ripreso già con la terza edizione nuovamente a Cavriana. I nostalgici che hanno queste moto antecedenti agli anni 90 faranno questo percorso sugli sterrati appunto domenica 14 maggio, preceduta dal sabato con una serata solo per gli iscritti di condivisione. Benissimo. Per cui insomma una buona visibilità anche di Cavriana, perché comunque graviteranno circa 200 moto tra iscritti e personaggi comunque di alto di livello, adesso stanno confermando appunto le partecipazioni. Tra l'altro io so che la cima più alta della provincia di Mantova è quella di Solferino, però Cavriana ha delle colline molto belle, molto belle. Spesso teatro di mountain bike, di cose di questo tipo qua, per cui sicuramente una bella cornice. Sì, è una location che piace molto, tra l'altro abbiamo appena ospitato anche la GC Cavrianese, ha appena fatto una gara juniores proprio domenica e 200 ragazzine hanno partecipato, tra l'altro con un progetto anche rivolto ai disabili, molto bello, quindi c'è stato quest'anno questa novità ed è stata molto molto apprezzata. Per cui appunto ancora altre manifestazioni? Anche altre manifestazioni, beh, dopo avremo la compagnia teatrale Il Vultù che darà inizio proprio il 29 di giugno con la commedia Villa Allegra, la commedia dialettale, seguita poi da altri quattro giovedì nel mese di luglio in collaborazione con altre compagnie teatrali. Tra l'altro quest'anno ancora con il Festival dei Colli Morenici, il 10 luglio ci sarà un concerto, siamo ancora in fase decisionale sulla location perché era stata proposta anche la Pieve,
perché la Pieve insomma è giusto che venga un attimino anche esatto, valorizzata, rivalutata, e come sede di concerto poteva sembrare un cambiamento molto bello, insomma favorevole. Vediamo se si potrà fare, altrimenti nei giardini inferiori di Villa Mira, che ospita già appunto le commedie teatrali, ospita già la festa finale delle scuole che vengono fatte sempre all'interno dei giardini e tante manifestazioni che vengono fatte anche dalla biblioteca. Allora, intanto le posso dire che, poi dopo sono proiezioni ovviamente, comunque dicono che martedì 25 ci sarà cielo sereno poco nuvoloso con temperatura minima di 11 gradi e 22 gradi di massima. Mi a Cavriana fa molto piacere, anche perché abbiamo anche voglia di riascoltare la banda che ci segue sempre in queste manifestazioni e che colgo l'occasione anche per ringraziare. Dopo se la prende eventualmente con quelli del sito più famoso, lo pubblicizzano sempre. Insomma, vabbè. Su quello non possiamo intervenire purtroppo, auspichiamo comunque in una bella giornata. Benissimo, e poi ancora che cosa bolle in pentola per quanto riguarda biblioteca? Allora, teniamo conto che la biblioteca comunque durante l'anno partecipa attivamente, abbiamo ripreso anche con la collaborazione con le scuole, soprattutto la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, sulla scuola secondaria stiamo lavorando ad alcuni progetti per avvicinare un po' di più i ragazzi alla lettura, non altre età, e la tecnologia che sicuramente serve, però a volte depista un pochettino da quello che è la buona abitudine di leggersi un buon libro. Quindi hanno ricominciato le scuole ad andare a leggere proprio in biblioteca, seguiti dalla nostra bibliotecaria. Ci sarà il 24 maggio, mercoledì 24 maggio alle ore 17:30 presso i giardini inferiori di Villa Mirra, un incontro per un progetto molto bello che si intitola Raccontami 10 fiabe per Mantova. È itinerante, la bibliotecaria Alessia Napolitano segue questo progetto e racconterà una serie di fiabe, l'importanza anche, la nascita delle fiabe, in una lettura molto particolare. Verranno invitati i bambini e logicamente i loro genitori, con una bella coperta, proprio perché ci sarà un collegamento anche sulla terra, quindi sul fuoco, un po' diciamo un occhio alla natura, quindi la coperta servirà proprio per immergersi e creare appunto questa atmosfera. In caso di maltempo, piano B, le cantine. Non verrà cancellato logicamente il progetto, insomma la giornata. Ecco, lei dice giustamente avvicinare i ragazzi alla lettura, i supporti tecnologici, però sa che noi vediamo uno schermo, lo vediamo fisso come immagine, in realtà è uno sfarfagliamento continuo, ci stanca dopo un po', quindi far capire ai ragazzi che il libro su carta non ha la batteria che si scarica, no, e soprattutto riesce a leggere più a lungo, perché... Sì, ma poi stimola un po' di più anche la fantasia, ecco. Esatto. Tra l'altro quest'anno è stato fatto questo progetto che si chiama Prestiti a sorpresa, ossia i libri sono confezionati e rilegati, c'è un piccolissimo trafiletto che spiega un attimino quella che potrebbe essere la trama, quella che è la trama, e logicamente divisi per fascia di età, quindi oltre poi alla lettura in sé c'è un po' anche questa curiosità di magari, non so, guardarlo all'interno, sono alcuni libri messi all'interno di questa cassetta che invitano proprio a essere presi, quindi la grandezza, l'altezza, un po' stimolare la curiosità di quello che poi troverai all'interno scartandolo. Quindi insomma stimolare un po' anche la fantasia, anche il desiderio di dire chissà che libro prenderò, sarà di avventure. Questo secondo me è stato un progetto molto simpatico, molto carino. Beh. E devo dire che è stato molto apprezzato dalle famiglie. Bello, bellissimo. Oltre a tanti progetti che vengono fatti durante l'anno in occasione magari di occasioni anche speciali, per Natale, per San Biagio vengono sempre fatte delle letture proprio all'interno della biblioteca stessa, e anche quest'anno abbiamo sforato con felicità proprio il numero che si era pensato, perché la biblioteca di Cavriana è molto bella, è molto fornita.
però non ha poi dei grandi spazi all'interno per potersi dedicare con la lettura, per cui abbiamo cominciato un po' in sordina, però vediamo che si ha proprio voglia per accedere. Bisogna fare qualche cosa o chiunque può? Allora, accedere per questi progetti, quindi queste giornate di letture, sì, c'è un'iscrizione alla mail della biblioteca, che è biblioteca@comune.cavriana.mn.it, sempre attraverso la mail, non attraverso le telefonate, perché poi diventa problematico registrarsi. Sì. Comunque sul sito della biblioteca trovate sempre tutto aggiornato, e magari logicamente in prossimità dell'evento stesso, perché è inutile, magari qualche pubblicità un po' all'inizio, ma poi viene mirato nel periodo in cui appunto viene fatto. Tra l'altro ricomincerà, perché era un progetto che avevamo attuato prima del Covid e poi logicamente abbiamo dovuto interrompere il tutto. Inizierà il 20 maggio un corso di italiano per stranieri. Ringrazio la volontaria che lo seguirà, che è una mediatrice culturale. 15 ore completamente gratuite, un'ora e mezza il sabato, quindi per 10 incontri, dalle 9 alle 10:30. Anche qui ci si dovrà iscrivere appunto sul sito della biblioteca, alla mail che ho detto prima. Comunque a breve usciranno poi tutte le comunicazioni e le indicazioni, al limite, per iscriversi e comunque per avere delle informazioni. Benissimo, fermiamoci un attimino con Gaia D'Isola, vice sindaco e ovviamente assessore di Cavriana, ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme a Gaia D'Isola, assessore e vice sindaco del comune di Cavriana, siamo in biblioteca in questo momento, nel senso che stiamo parlando della biblioteca, tantissime iniziative per quanto riguarda appunto la biblioteca, molto fornita, è anche in rete, no, mi pare, con altre biblioteche. Certo. Per cui se un libro non c'è lo trovate da un'altra parte. Assolutamente, tutti i lunedì abbiamo il Bibliobus che consegna i libri. Per cui appunto. E poi c'è un'altra iniziativa che mi piace molto, ce la racconta adesso. Sì, è un progetto al quale abbiamo aderito veramente molto volentieri, e il Baby P-Stop. Baby P-Stop, in cosa consiste? Io ho avuto 3 figli e ho avuto la fortuna poi tra l'altro di allattarli tutti e 3, quindi è stato il regalo più grande, più importante. Praticamente abbiamo individuato questo spazio all'interno della biblioteca, leggermente riservato logicamente, per dare la possibilità alle mamme che devono allattare sia in modo naturale che in modo artificiale, quindi anche una nonna, una babysitter. Certo. Che deve logicamente attenersi all'esigenza del neonato, per dare la possibilità appunto di avere un luogo tranquillo, rilassato, appartato, dove poter allattare, poi cambiare il bambino, poi perché no, magari intanto leggendo un libro, magari rilassandosi un attimo, quindi diciamo lo avviciniamo fin da piccolino alla lettura, anche perché poi noi partecipiamo poi al progetto di Nati per Leggere, per cui diciamo è tutto un filo continuo, li portiamo dalla pancia fino all'infinito, accompagniamo. Giustissimo. Stavo pensando, se qualcuno ci ascolta in questo momento e volesse venire nella biblioteca di Cavriana, magari mi sto pensando a uno studente che in questo periodo in casa non riesce a concentrarsi. Certo. Può entrare tranquillamente? Tranquillamente, sì. Abbiamo anche logicamente una postazione internet e tra l'altro grazie anche alla collaborazione con la cooperativa Fiordaliso, che è presente sul nostro territorio 2 giorni alla settimana, il martedì e il giovedì mattina, la biblioteca rimane aperta 6 giorni alla settimana, quindi diamo un servizio veramente ampio, o la mattina o il pomeriggio, logicamente non tutto il giorno, per esempio il mercoledì e il venerdì dalle 15:30 alle 18:30, mentre invece le mattinate di lunedì, giovedì, lunedì, martedì, giovedì e sabato è dalle 9 alle 12.
il sabato mattina con volontari, fra l'altro, per cui veramente un apporto veramente molto 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 importante. Benissimo, questo. E andando verso l'estate, poi parlando anche di bambini eccetera eccetera, e ragazzini, ragazzi e così via, parliamo anche dei progetti estivi, insomma. Sì, anche perché Cavriana offre comunque dei centri estivi, GREST, CRED, come si vuol chiamare, l'importante è che ci siano. Com'è perché... che il GREST sarebbe quella parrocchia, il CRED sì, per il comune, no? Esatto. Che poi spesso collaborano con, certo, l'ANSPI piuttosto che le associazioni, piuttosto che i gruppi sportivi, ognuno ha e offre un proprio spazio ricreativo, sportivo, ludico, all'interno del quale i ragazzi a seconda delle fasce di età, ma le copriamo bene o male quasi tutte, possono giocare, condividere, rimanere insieme, quindi penso che per i genitori che lavorano sia un supporto veramente importante, andare a lavorare tranquilli e sapere che i loro figli sono all'interno di spazi dove appunto sono dedicati a loro, sia veramente di fondamentale importanza a seconda di orari e giorni prestabiliti. Adesso qualche comunicazione è già arrivata, altre sono in fase di degli ultimi appunto, diciamo così, delucidazioni. Certo, allora, se da aggiungere aggiungiamo, per i centri estivi come si deve fare per informarsi? Anche dipende poi da chi vengono organizzati, c'è quello dell'Unione dei Colli Morenici, l'ex Cavrian Ponti, e le iscrizioni sono sempre presso il loro centro, l'ASPI ha delle giornate dedicate, ad oggi non sono ancora non ho ancora il calendario, però poi comunque viene attraverso Facebook, comunque anche attraverso il sito del comune vengono pubblicizzati, attraverso la biblioteca cerchiamo sempre di diversificare, si mettono sui gruppi delle mamme e quindi insomma di dare massima informazione possibile. Comunque bene o male durante gli anni il periodo è quello e quindi i genitori sono già molto attenti. Comunque ci sono un bel po' di offerte, tanto sì, per intendere. Sì, sì, già dalla fine della scuola fino almeno a tutto luglio, qualcosa anche quest'anno dovrebbe arrivare qualcosa anche per l'ultima settimana di agosto. Allora, io le leggerei messaggi, abbiamo visto il sindaco organizzare da solo tanti eventi, però ci chiediamo dove sono le associazioni, chiede un messaggio. Ma le associazioni so che collaborano, si prestano sempre anche le prossime manifestazioni che avremo, c'è la collaborazione con le associazioni, il sindaco adora poi seguire tutto quello che è in primis poi il progetto, il proseguo, a volte ci si mette un po' anche del proprio, perché no? Era, è anche piacevole. Il messaggio era più polemico, diceva non nei vostri confronti ma delle associazioni, diceva si vedono solo quando devono chiedere contributi, insomma, per cui ancora avete preparato il GREST qua, vabbè, si vede che era arrivato prima, perché non è un problema, assolutamente avete detto ci mancherebbe. Sapete se ci sono opportunità per chi fa fatica a pagare IMU, TASI eccetera, rateizzazioni? Sì, quelle ci sono, le abbiamo sempre fatte, basta informarsi presso l'ufficio dei tributi e verranno date tutte le indicazioni. Comunque sì, ci sono rateizzazioni. Poi non so perché scrivono non abbattete gli alberi di Villa Mirra. Non so perché. Ma forse c'è stata una pulizia e quindi magari avranno pensato che ci sono stati degli abbattimenti, però tutto quello che viene fatto, ricordiamo che comunque i giardini di Villa Mirra sono sotto tutela, quindi insomma è studiata, ecco. Certo. Non c'è il sindaco che va in giro per il paese con un'ascia, no? No, assolutamente no, né sindaco né assessori si permetterebbero mai, anche perché insomma viviamo in un posto meraviglioso, cerchiamo di preservarlo assolutamente. Poi chiedono quando c'è la gara di bici. La gara di bici, bicicletta. Quale? Perché ne abbiamo diverse con la GC Cavrianese, ne avremo una anche a luglio, una in agosto, e dipende quale intende, c'è stata la Gonzaghesca, dipende, abbiamo diverse
diverse manifestazioni, c'è quella legata ai prati stabili che verrà fatta in settembre, scusate, per cui ce ne sono tante. Ecco, ce ne sono tante. Anche di mountain bike, anche mi pare. Sì, no? Sì, bella. MTB è stata appena fatta, quella degli juniores proprio domenica, per come cui, avevo detto prima. Ci sono ancora i buoni spesa, chiedono anche. Allora, i buoni spesa non ci sono per ora, sono già stati elargiti. Ricordiamo sempre che l'assistente sociale è comunque è sempre attiva e attenta, quindi non esitate a contattarla, perché poi comunque ci sono sempre delle novità, magari qualche buono spesa che viene elargito, un una tanto, magari anche fuori da quello che è la programmazione, diciamo, consueta. Certo. Poi Gaia chiedono, la biblioteca è in rete con Mantova e sì, Brescia? Rete bibliotecaria, sì. Bibliotecaria, appunto. Poi ancora, vediamo, Fiera di San Biagio, bella, semplice, ma di sicuro interesse, brava, dice anche, quindi la Fiera di San Biagio. Beh, bravi tutti, bravi le associazioni che hanno contribuito, brava l'amministrazione, è stato veramente un lavoro di squadra. Allora, dice un messaggio, io non sono un ammiratore di tondini, però ha ragione, non potete prendere in giro i nostri giovani che fanno sport e non possono andare negli spogliatoi perché non sono finiti. Allora, diamo una bella notizia allora, sì. Gli spogliatoi sono in fase di ultimazione, nel senso che sono stati consegnati per quello che riguarda tutti i lavori effettuati dalla ditta appaltatrice, mancano, io non sono molto tecnica, però manca rasatura, tinteggiatura, spero di aver utilizzato i termini esatti, verranno affidati entro la metà di maggio e presumo nell'arco di poche settimane, perché veramente sono insomma qualche ritocco, i battiscopa, adesso poi non entro nel merito tecnico, però ecco, i lavori sono di rifinitura, ecco, usiamo questo termine, e poi potranno essere utilizzati. Poi ancora salutiamo anche Franco, perché dice al centro sportivo sono come le calende greche, in realtà va bene, abbiamo risposto. Sono Fabrizio, volevo ringraziare Matteo Guardini per la biblioteca, un bel servizio. Vabbè. Poi ancora, è vero che c'è un cambio di assessore, le chiedono? Un cambio di assessore? Che mi risulti, no, a meno che stanotte sia successo qualcosa e stamattina non abbiano fatto in tempo ad avvisarmi, no, siamo noi ancora, per un anno siamo ancora noi, poi si vedrà. Mio papà deve fare la fisioterapia a volta mantovana, sì, ma non sempre posso portarlo, c'è il trasporto. Sì, okay. C'è il trasporto, bisogna rivolgersi all'ufficio protocollo, che vi spiegherà poi tutte le dinamiche per oppure anche telefonare allo 0376 81 14 10, vi spiegheranno poi le dinamiche per iscrivervi. Poi da parte di Ramona dice, Gaia sei la migliore, ti vogliamo più spesso, partecipa agli eventi. Ci sono. Questo è arrivato sul sito, questo messaggio. Okay. Volevo chiedere per le scuole medie, dicono anche. Sì, allora le scuole stanno procedendo, sono in fase di ultimazione degli impianti, stanno andando avanti molto bene. Io non do una data perché spero sempre di sbagliarmi e quindi di poter entrare a scuola, nelle scuole nuove, prima, auspichiamo con comunque l'inizio del 2024. Ancora Vice Sindaco, ma non vi vergognate in 3 anni a non fare gli spogliatoi? Vabbè, qua anche lì ha risposto, penso. Per favore fate delle manifestazioni serie come fanno gli altri paesi, dai Gaia ci facciamo ridere dietro, dice. Poi ancora, scusa assessore d'Isola, ma la Proloco non esiste più, mi dispiace, perché no, non si sente più niente. Poi ancora, Gaia, adesso la prossima tornata elettorale tocca a lei fare il sindaco, spero tanto Emanuela. Perché Giorgio Cavuzzi 2024, sì, secondo mandato. Non so, esatto. Se Cavriano può fare la terza, no. Ma sotto i 5.000 abitanti c'era questa, si era ipotizzato. Però insomma, intanto cerchiamo di portare avanti ancora questo ultimo anno, perché abbiamo ancora tante cose da realizzare. Per cui appunto e comunque la Proloco c'è e ha collaborato anche per San Biagio. Altro messaggio, fate qualcosa per gli orfanelli della banda musicale, dice un messaggio. Poi ancora io il sindaco non è che adori organizzare gli eventi, il fatto
fatto è che invece gli altri non fanno. Va bene, allora siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Gaia D'Isola, vice sindaco di Cavriana. Come salutiamo i suoi concittadini? Allora, intanto ringrazio voi tutti e tutti i cittadini, vi aspetto il 25 aprile perché credo che sia una giornata importante, importante per Cavriana, importante per tutto il paese, per la cittadinanza, per dare un segno forte anche appunto ai nostri ragazzi giovani. Grazie, grazie Gaia D'Isola. Grazie a voi.